Oh, shalom a tutti. È chiaro, è un video su Israele, quindi dico shalom. Motivo di questo video. In tanti mi hanno chiesto di farlo perché con tutte le fake news, incredibilmente quasi sempre pro-Islam, incredibile, non importa quanti grattacieli distruggono, quanti treni fanno saltare, quanti innocenti accoltellano, quanti bambini rapiscono, il mondo rimane pro-Islam. Chissà che non abbia qualcosa a che vedere con i soldi del petrolio, ma può darsi. Ma politici, studenti, giornalisti, giovani e perfino cristiani gridano Palestina libera. Questo è il mio punto di vista, questo video è il mio punto di vista. Non so che mi tirerò delle pietre addosso, ma ormai dovreste conoscermi, non proprio. Questo è quello che penso io, ok? Non vi dico che dovete pensarlo anche voi, questo è quello che penso io. E siete liberissimi di non essere d'accordo. Non sono un esperto e non sono un cristiano messianico. Sono solo una persona che si rifiuta di farsi portare in giro per il naso dall'opinione pubblica, dalla correttezza politica e dalla cosiddetta maggioranza, ok? Amo Israele, indubbiamente, ma questo non è un video a riguardo del popolo di Dio, no. È un video a riguardo semplice coerenza e fatti provati. Non ha niente a che vedere con un pregiudizio pro o contro Israele, no, è soltanto basato su fatti che ho controllato io nel mio piccolo. Ho controllato, non ci vuole tanto, basta che li controllate anche voi e sono disponibili a tutti perché sono fatti storici e quindi sono comunque. L'ignoranza globale su Israele è incredibile. Si parla, la frase favorita è che Israele è uno stato di apartheid come era il Sudafrica. Prima di tutto, non parlate di apartheid se non avete abitato in Sudafrica durante l'apartheid e adesso, quindi lasciate perdere, non parlate di quello, non ne sapete niente. Ma l'apartheid cosiddetta in Israele è l'opposto, perché chiunque può vivere in Israele, chiunque. Ebrei, cristiani, islam, musulmani, chiunque può vivere in Israele. Dove sono i tuoi ebrei? Arabia Saudita? Dove sono i tuoi ebrei Iraq? Dove sono i tuoi ebrei Siria? Perché non possono vivere da te? Ah, ma Israele è l'apartheid, non voi. Israele è apartheid, ok. Gli arabi in Israele fanno parte del Parlamento, del Knesset, possono far parte e fanno parte del Knesset. Pensate sia lo stesso, succeda lo stesso negli Emirati Arabi o in Kuwait? No, ma manco. In Israele è possibile praticare l'Islam, il Cristianesimo, il Baha'i e qualsiasi altra religione possibile. Prova a far quello in Iran. E vediamo qual è lo stato apartheid. Ma facinemo piacere. Grazie. Ok, informatevi prima di dire scemate come quella dell'apartheid, che purtroppo è ormai una cosa che va di moda, no? Israele apartheid. Informatevi. La spiegazione, in poche parole, del conflitto nel Medio Oriente è semplice. Una parte vuole l'annientamento totale dell'altra. E questa è la spiegazione semplice. La soluzione è molto più difficile, ma la spiegazione è molto semplice. Una parte, gli arabi, vogliono l'annientamento totale dell'altra, Israele. E questa è la spiegazione. E come disse Benjamin Netanyahu, se gli arabi deponessero le armi, non ci sarebbe più guerra. Se Israele deponesse le armi, non ci sarebbe più Israele. Perché? Perché gli arabi vogliono l'annientamento di Israele, punto e basta. Non è una questione di terra, di territorio, no, è una questione spirituale di annientamento. Gli arabi non vogliono che gli ebrei possano avere un loro stato, non li vogliono esistere, li vogliono annientare. Ok, la guerra è tremenda, non importa chi ha ragione, la guerra è tremenda, siamo d'accordo su quello. La natura è diversa, pensate che quando due lupi
si combattano, due maschi si combattono. A un certo momento uno dei due si rende conto che non riuscirà a vincere. Sapete cosa fa? Si mette sulla schiena, alza le gambe e offre la giugulare al suo nemico. Con un morso il nemico potrebbe ucciderlo. Ma sapete invece cosa fa l'altro lupo? Fa una bella ringhiata, si gira e se ne va. Abbiamo deciso chi ha vinto, adesso non ho bisogno di ucciderti. No, l'uomo è diverso. Senza Cristo l'uomo è peggio di una bestia. Non ci sono dubbi. Dall'inizio dei tempi, con Ismaele e Isacco, il faraone egiziano, i vari Nebuchadnezzar, Aman, Golia, fino a Hitler con la sua Gestapo, c'è sempre stato un odio per gli ebrei. Forse perché l'esistenza di Israele testimonia o presuppone l'esistenza del Dio di Israele. È un conflitto spirituale più che naturale, è un conflitto tra un Dio contro un altro e c'è un solo Dio che è valido ed è quello di Israele, che poi noi sappiamo ha mandato un Messia, ha mandato suo figlio che si chiama Gesù Cristo ed è quello l'unico Dio triuno, Padre, Figlio e Spirito Santo, che è valido, tutti gli altri sono manipolazioni spirituali, sono deformazioni spirituali, sono mostruosità spirituali, includo Allah. Ok. Il più acerrimo nemico di Israele fin dalla sua nascita, nell'anno 610 d.C., quindi immaginatevi 6 secoli dopo la venuta di Cristo, quindi 30 secoli, vabbè, lasciamo perdere, dopo l'esistenza dello Stato di Israele. Comunque, il più acerrimo nemico è Islam, e che comunque è ugualmente nemico di tutti coloro che non sono musulmani. Islam. La traduzione nel nome Islam vuol dire sottomissione, e il suo messaggio è chiaro: la gente del libro sia della Torah che del libro della Bibbia, la gente del libro, quindi Vecchio Testamento, Nuovo Testamento, la gente del libro deve essere sterminata finché non esista solo Islam al mondo. Ecco perché si chiama sottomissione. Ok, il Corano ordina ai suoi servi di uccidere tutti gli infedeli. Oh, chiaramente non tutti i musulmani sono radicalizzati. D'accordo, ci sono tantissimi musulmani che sono delle persone dolcissime, bravissime, eccetera, eccetera, però cattivi musulmani. Perché? Perché non fanno quello che il loro Dio gli dice di fare. E non sono tutti radicalizzati, però le statistiche parlano di 20-25% di musulmani che sono radicalizzati al punto di Allah Akbar, boom, kaboom, coltello, mitragliatrice, bomba, esplosione, kamikaze, eccetera, eccetera. Oh, il problema, solo 20-25%, il problema è che quando si parla di più di 1,5 miliardi di musulmani al mondo, il 20-25% rappresenta 300-400 milioni di persone che vogliono ammazzarmi. Semplicemente perché non sono musulmano. E mi sembra che valga la pena di preoccuparsi un attimino, no? O no? Solo un paio di versetti, ce ne sono tantissimi. Sura 8:12. Io, Allah, getterò il terrore nei cuori dei mischi. Questo sto citando il Corano, ok? Sura è praticamente come la Bibbia, il nome di un libro con i capitoli, eccetera, eccetera. Qui si chiamano Sura. Sto citando il Corano. Nel Corano, Sura 8:12, c'è scritto: Io, Allah, getterò il terrore nei cuori dei miscredenti, tu, io, ebrei, cristiani, tutti quelli che non sono musulmani, qualsiasi persona che non è musulmano, getterò nei cuori dei miscredenti. Perciò tu, musulmano, mozzerai loro la testa. Questo è Allah, alla faccia dell'Allah, che meno male che lui è Allah. Mozzerai loro la testa e mozzerai loro ogni punta delle dita. Questa è Sura Corano 8:12. Sura Corano 5:33. La punizione di coloro che dichiarano guerra ad Allah e al suo messaggero, Maometto, e si sforzano di portare il male nel paese, è solo questa la punizione, è solo questa. Che siano uccisi o crocifissi o che le loro mani e i loro piedi siano tagliati da parte opposta. Mamma mia, ragazzi.
E il mondo dice, mamma mia, ragazzi, ma vi rendete conto? E questo è scritto nel loro libro sacro, nel loro libro sacro. Nella Bibbia c'è scritto amatevi gli uni gli altri, nel loro sacro uccidete, amate, la Bibbia dice amate i vostri nemici, il Corano dice uccideteli tutti. Il serpente non cambierà mai la sua natura, non importa quante volte fai finta che non ci sia. Dall'11 settembre ad oggi, dalle Torri Gemelle ad oggi, ci sono stati 44.320 attacchi terroristici. Immortali, immortali, soltanto il mese scorso, 1.871 morti in 26 nazioni, alla faccia della religione della pace. Se fosse una religione della guerra, non ce ne sarebbe uno. Un non musulmano, l'Islam aveva conquistato il mondo, ma se ti azzardi a dire qualcosa, sei un islamofobo. Comunque, a riguardo di questo conflitto con Hamas, e vi prego, non ditemi che non tutti i palestinesi seguono Hamas, perché li hanno votati loro, li aiutano, li proteggono, li nascondono, anzi. Anche perché vengono indottrinati ad odiare gli ebrei fin dall'asilo. Guardate, guardate un attimo di video. In YouTube, eccetera, eccetera, dove vi fanno vedere nell'asilo dove gli mettono in mano a questi 4 anni, 5 anni, mitragliatrici di legno e una fotografia, un disegno di un ebreo, gli dicono di sparare perché è un ebreo, perché è un maiale. Questo succede in Palestina, in Gaza, nella terra, eccetera, eccetera. Perché? Perché sì, non tutti i palestinesi, probabilmente adesso speriamo in Dio che si rendano conto che hanno votato al potere una massa di criminali. Comunque, un paio di informazioni interessanti, prima di rivelarvi una verità a dir poco scioccante, che ho trovato ieri, l'altro ieri. I vari politici continuano a dire. Non ci sarebbero più problemi nel Medio Oriente se i palestinesi avessero un loro Stato. Ok? Sono anni, 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 continuano a dire, se la Palestina libera, dategli il territorio, dategli il terreno, dategli la Palestina e non ci saranno più problemi. Ok, 1936, 1936, la commissione inglese Peel, del Lord Peel, offre ai palestinesi l'80% dei territori sotto il controllo dell'Inghilterra, quello che a quei tempi era appunto chiamata la Palestina, che era la terra di Israele. L'80%, offrono l'80% agli arabi, il 20% agli ebrei, ok? Gli ebrei accettano, gli arabi rifiutano. Rifiuto numero uno. Ricordatevi, i palestinesi ancora non esistono, esistono solo arabi. In questa terra chiamata dall'Inghilterra Palestina, che ancora va ai tempi di Roma, quando l'imperatore ha chiamato Israele Palestina, questo nel 1936. Okay? Primo rifiuto, la commissione Peel. Inghilterra gli offre l'80% del territorio, chiamato Palestina, e il 20% degli ebrei. Rifiuto, no. Ok. 1947, l'anno della mia nascita. Le Nazioni Unite, appena formate dopo la Seconda Guerra Mondiale, offrono di nuovo la suddivisione dello Stato perché pensano, tutti pensano che non ci sarà più guerra, che il problema del Medio Oriente può essere risolto dando il territorio, lo Stato agli arabi e uno a Israele. Ok? Quindi nel 1936 gli arabi rifiutano, nel 1947. Le Nazioni Unite offrono di nuovo la suddivisione dello Stato. Gli ebrei accettano, gli arabi rifiutano. E qui chiaramente sappiamo che è quando attraverso Ben Gurion, eccetera, eccetera, ci fu la dichiarazione di indipendenza di Israele approvata dalle Nazioni Unite
dove Israele aveva questo pezzettino di terra e gli arabi avrebbero avuto tutto il resto. Gli ebrei accettano, gli arabi rifiutano. Non solo rifiutano, ma attaccano immediatamente Israele. Chi? Giordania, Egitto, Iraq, Libano e Siria. Torniamo ancora al famoso Golia, Davide e Golia. Davide è ancora più piccolino perché Golia, ragazzi, Giordania, Egitto, Iraq, Libano e Siria è un'enorme potenza contro Israele piccolino, però guarda caso Israele vince. E comincia a costruire la nazione. I palestinesi non esistono ancora. Oh, la Cisgiordania non era stata occupata da Israele, ma era stata occupata dalla Giordania ed era stata offerta agli arabi. 1967, quindi rifiuto numero 2. 1967, di nuovo, Egitto, Siria e Giordania attaccano Israele. Vi ricordate Yom Kippur? Attaccarono Israele Yom Kippur perché era un giorno sacro e quindi attaccano Israele e perdono la famosa guerra dei 6 giorni. Israele conquista tutti i territori, la Cisgiordania, Gaza, il Sinai, tutta la penisola del Sinai, Gerusalemme, riprende tutto, si riprende tutto. E vuole, alla fine della guerra, restituisce il Sinai all'Egitto contro un trattato di pace, perché Israele è sempre per la pace, non per la terra, è per la pace. Quindi ritorna il Sinai che aveva conquistato all'Egitto, e vuole dare i territori conquistati agli arabi della regione, che incominciano a autodefinirsi palestinesi, quegli arabi dispersi, dalla Giordania, dall'Egitto, dal Libano, dall'Iraq, eccetera, eccetera, quegli arabi dispersi che abitavano nella zona, che non erano palestinesi, perché Palestina non esisteva, esisteva appunto questo combattimento tra il territorio ebreo e quello arabo, e cominciano a autodefinirsi palestinesi. Questo qui è il 1967, rifiuto numero 3. Oh, nel 67, subito dopo, la Lega Araba, subito dopo questo rifiuto, la Lega Araba si riunisce nel Sudan, a Khartoum, e produce l'infame dichiarazione dei tre no. No alla pace con Israele, no al riconoscimento di Israele, no ai negoziati con Israele. Questi ragazzi sono dati storici, guardateveli, controllateli, non sono Babbo Mario che si inventa le cose. Andate a controllare Khartoum 1967, la Lega Araba, quindi i rappresentanti di tutti i paesi arabi, si riuniscono a Khartoum nel Sudan e dopo aver deciso, che sono tutti d'accordo a sterminare Israele, producono questa dichiarazione. No alla pace con Israele, no al riconoscimento di Israele, no ai negoziati con Israele. Questi sono dati storici, non si scappa. La soluzione offerta da Israele perciò viene rifiutata. Nessuna terra agli arabi che si trovavano in quella zona. Nel 2000, Ehud Barak, il primo ministro israeliano, e il leader della PLO, che è la Palestinian Liberation Organization, Yasser Arafat, si incontrano a Camp David negli Stati Uniti, e lì, con la mediazione di Bill Clinton, il presidente degli Stati Uniti, e viene offerta tutta Gaza e il 94% della Cisgiordania, con Gerusalemme dell'Est come capitale. Arafat rifiuta. Bill Clinton disse a quei tempi: Arafat è stato qui 14 giorni e ha detto no a tutto. Subito dopo, invece di accettare quell'offerta dello Stato palestinese, subito dopo i palestinesi lanciano un'ondata di kamikaze che massacrano più di 1.000 ebrei. In autobus, in pizzerie, in ristoranti, nei treni, eccetera, eccetera. Rifiuto numero 4. Nel 2008 Israele ci riprova, perché ricordatevi, Israele vuole la pace, non vuole la terra, vuole la pace, e quindi ci riprova. Il primo ministro Ehud Olmert
espande l'offerta di territorio a chi? Al nuovo capo palestinese che si chiama Mahmoud Abbas. E guarda caso, Mahmoud Abbas rifiuta un'altra volta. Rifiuto numero 5. A quel punto Israele allora abbandona Gaza e la lascia ai palestinesi, i quali invece di trasformarla in un giardino come gli ebrei hanno fatto a Israele, usano i soldi per costruire una base terroristica, i soldi dategli dalle Nazioni Unite, dall'Europa, dall'America, eccetera, eccetera, da tutti quelli che gridano, oh, poveracci, poveracci, usano i soldi per trasformare Gaza in una base terroristica da cui lanciano migliaia di razzi contro Israele ogni giorno. Per quasi 15 anni, dal 2008 in poi, Israele costruisce, inventa, arricchisce il mondo con invenzioni tipo la chiavetta USB, il navigatore Waze, la Pill Cam, che è una telecamera così piccola che la puoi inghiottire, con la coltivazione idroponica e migliaia di altri prodotti che rendono la vita migliore a tutti quanti al mondo. Gli ebrei hanno vinto 214 premi Nobel. Israele è una benedizione per il mondo. I palestinesi continuano a costruire tunnel e a lanciare razzi. Ognuno fa quello che... L'8 ottobre del 2023 una banda di criminali palestinesi ha massacrato centinaia di persone colpevoli solo di essere ebrei, tagliando la testa ai loro bambini, bruciandoli nei forni sotto gli occhi dei genitori, uccidendoli appena venivano qualcuno, nonne, mariti, mogli, più di 1000 persone hanno massacrato, e filmando ogni mostruosità che facevano per il loro bestiale piacere. Poi, come dei lerci criminali mafiosi, hanno rapito 250 persone imprigionandoli nei tunnel di Gaza per poterli usare come riscatto per i loro porci comodi terroristi. Che differenza c'è tra un mafioso che rapisce una persona, che rapisce un ricco, che rapisce un bambino, un giovane, un industriale? Cioè, che differenza c'è tra quel mafioso criminale che, se viene preso, viene messo in galera, e questi qua che hanno preso 250 ostaggi? Nessuna. Tutte e due sono dei criminali e delle bestie. Israele ha risposto come avrebbe fatto chiunque nei suoi panni. È andato a riprendersi gli ostaggi e a punire gli assassini. E il mondo condanna Israele per eccesso di difesa? Ma siamo impazziti? Cosa doveva dire? Cosa doveva dire? Scusatemi Hamas, scusatemi cari Hamas, ma questa volta l'avete fatta proprio grossa. Se non la smettete, vi sculacciamo. Ma una roba da matti. Cosa avresti fatto tu? Cosa avresti fatto tu? Domanda molto semplice. Ma cosa avresti fatto tu se avessero fatto una cosa del genere? Chieditelo. A te, non a Israele, perché a Israele puoi fare quello che vuoi, e guai se s'azzardano a rispondere. Ma cosa avresti fatto se l'avessero fatto a te? Cosa avresti fatto se fosse stata la tua bambina a essere decapitata sotto i tuoi occhi, o il tuo piccolo a essere rapito e tenuto nei tunnel sotto terra, senza sapere se avrebbe mai rivisto papà e mamma? O se tua mamma, papà e mamma fossero stati loro a essere trucidati. Cosa avresti fatto tu? Se l'Occidente la smettesse di forzare Israele ad accettare uno Stato palestinese, lo hanno fatto 5 volte, e 5 volte gli arabi hanno rifiutato, gli arabi hanno rifiutato, gli ebrei hanno accettato 5 volte, e 5 volte gli arabi hanno rifiutato. Forse sarebbe meglio forzare i palestinesi ad accettare l'esistenza dello Stato di Israele, perché tutto quello che gli ebrei vogliono è esistere. Non vogliono niente, non vogliono occupare la Palestina, non vogliono occupare niente, vogliono soltanto avere il diritto di esistere in quel fazzolettino di terra che gli è stato dato nel 1947. Una sola cosa è necessaria per la pace: gli arabi
che accettino il diritto di esistere di Israele e non c'è più guerra. Ma ti sembra che, eh no, perché Israele deve essere annientata. No alla pace con Israele, no ai negoziati con Israele, no all'esistenza di Israele. E attenzione italiani, attenzione, facite attenzione. I musulmani radicali, parte di quei 300-400 milioni di cui vi dicevo, vi parlavo prima, sono anche da voi. Sono in Francia, in Inghilterra, in Germania, negli Stati Uniti, si sono infiltrati, si stanno infiltrando da tutte le parti e quello che è successo a Israele potrebbe benissimo succedere a voi senza alcun preavviso uno di questi giorni. Islam odia cristiani e ebrei ugualmente perché Islam è una religione demonica che serve un dio demonico e quindi viene per uccidere, per distruggere e per rubare. Più sangue versa e più è contento. E purtroppo la sua sete di sangue non si è mai appagata. E non si appagherà mai, perché finché ci sarà tenebra, ci sarà Islam. Ok, adesso la rivelazione, non la rivelazione, una cosa interessante che ho scoperto. Quando è stata l'ultima volta che avete visto una cartina del Medio Oriente? Guardate un attimo questo piccolo filmato che ho messo insieme. Israele è più piccola della Sicilia. Israele è 22.145 km². La Sicilia è 25.711. La Sardegna 24.000. Quindi Israele è più piccola delle isole italiane. È più piccola dell'Israele, è più piccola della Sicilia. Oh, cosa fareste voi, siciliani, fratelli miei, amici miei, cosa fareste voi, siciliani, se l'Italia, l'Europa e tutta la Russia volessero conquistare la Sicilia? Se incominciassero a lanciare razzi da Reggio Calabria su Palermo, Catania, Trapani? O cosa fareste voi siciliani se i rappresentanti dell'Europa, la Russia e dell'Italia facessero un'irruzione a Messina, uccidessero 1.000 civili e rapissero 250 donne e bambini? Cosa fareste voi? Spero che vi difendereste. Spero che rivendichereste il massacro. Spero che andreste a liberare gli ostaggi. O no? E perché no, Israele? Perché Israele non può difendere il suo diritto di esistere? Siciliani, perché voi non potete difendere il vostro diritto di esistere. Supponiamo che tutta l'Italia, tutta l'Europa, tutta la Russia volesse conquistare la Sicilia, quel pezzettino, quel triangolino, quel fazzolettino di terra che è più grande di Israele, eppure tutto il mondo musulmano, che è ancora più grande dell'Europa, l'Italia e la Russia, tutto il mondo musulmano anela. Desidera, sbava su quel pezzettino di terra che si chiama Israele. Perché? Perché Satana vuole la distruzione di Israele. Un puntino sulla mappa del Medio Oriente, eppure lo spirito maledetto dell'Islam la vuole morta? Cosa faresti tu se attaccassero casa tua? Oh, se gli alleati non avessero fermato Hitler, oggi il mondo andrebbe in giro in camicia nera. Pensateci un attimo, quando gli americani che hanno liberato la Francia hanno buttato le loro bombe, le bombe scendendo non hanno chiesto la nazionalità di quelli che avrebbero ucciso. Purtroppo, indubbiamente. Lo so che la guerra è atroce, ma certe persone sono peggio. Le bombe per liberare la Francia, gli americani hanno ucciso un sacco di francesi.
Israele, la stessa cosa, le casualità civili purtroppo, eccole lì, sono non state causate da Israele, ma causate da Hamas che ha incominciato questo massacro e questo rapimento in massa. Se non loro non l'avessero fatto, Israele non avrebbe distrutto Gaza. Da-da, non è difficile. Lo so, la guerra è atroce, non sto cercando di giustificare niente, è tremendo. Ma tutto ciò che chiede Israele è il diritto di esistere. Ti sembra troppo? Cosa faresti tu? Questo è ciò che penso io. Non dico che sia la verità, ma almeno sono fatti dati storici che puoi controllare, senza il minimo dubbio. Se vuoi, ma se vuoi lasciarti macellare le cervella dai fake news, dai media, dai giornalisti, dai politici e da tutte queste voci menzognere che ci sono al mondo, fai come vuoi. Quello che ti dice Babbo Mario è controlla con i tuoi occhi e con la tua testa e poi decidi. Un abbraccio. Show.